Il giovane Don Giovanni. Non tutti sanno che fu una delusione d'amore a far di Don Giovanni il donnaiolo che sarebbe passato alla storia della letteratura e della musica. A ferirlo fu una capricciosa fanciulla di Siviglia, di cui Don Giovanni, all'epoca poco più che fanciullo, fanciullescamente si incapricciò. Pilar Alvarez era il nome della bella. Era bruna, alta e snella, con gli occhi neri e profondi delle ispaniche e i lunghi capelli scuri delle persiane. Aveva uno stuolo d'ammiratori occupati 24 ore su 24 a farle una corte spietata. Fra tutti costoro, il partito migliore era senza dubbio Giovannino Tenorio. Un giovanotto d'aspetto piacente, benché acerbo, di buona famiglia, benestante, timido, mammone, studente modello, un ragazzo con la testa sulle spalle, per farla breve, di quelli che le genitrici avvedute raccomandano alle figliole. È noto che le ragazze sono più smaliziate dei ragazzi, i quali, salvo rari casi, fino in età matura, restano dei bambini un po' troppo cresciuti. Giovanni non faceva eccezione, e la corte che faceva a Pilar era discreta, galante, ma rispettosa della privacy, sempre timorosa di spingersi oltre i confini dettati dalla decenza. Mettete che rimanessero soli nella stessa stanza, il ragazzo non faceva altro che rimirare la bella con occhi adoranti senza sfiorarla con un dito. Il suo amore era contemplativo e Pilar, che l'avrebbe preferito più attivo, le provava tutte per far sì che si scantasse. Tuttavia Giovanni, che la supponeva pura, virtuosa e irreprensibile, si sentiva già molto ardito quando le carezzava con dolcezza il dorso della manina. Tra i corteggiatori di Pilar ve n'era uno che non andava tanto per il sottile. Si chiamava Osman di Chefe ed era un grosso moro nerboruto di qualche anno più grande di Giovanni, che la sera, in sella a un imponente cavallo andaluso, impeccabilmente vestito, cantava le serenate alla fanciulla con l'accompagnamento d'un'orchestrina. Quando l'avvistava per strada, il bellimbusto le andava incontro spavaldo, le diceva delle robe da fuoco che le facevano avvampar le gote di vergogna. Alle volte le saltava addosso, abbrancandole i fianchi in un modo rude e sfacciato che la faceva fremere di sdegno e di voluttà. Giovanni era di tutt'altra pasta e Pilar lo invitava con discrezione a farsi avanti, a usar di più, non fosse altro che per sfuggire alle grinfie del moro, dal quale si sentiva fatalmente attratta. Una notte, con la complicità di una serva, Pilar attirò Giovanni nella propria cameretta, fece in modo che il ragazzo la sorprendesse en déshabillé, al che blandamente inscenò la commediola del pudore, mentre un colpo al cerchio, un colpo alla botte, gli indirizzava delle occhiate languide e svenevoli, che il giovane fu ben lungi dal cogliere o dall'assecondare. «Ecco», le diceva il pischello, illudendosi di far colpo con la galanteria, «copritevi con questa». E le porse la propria mantella, con la quale Pilar s'ammantò spazientita alle spalle. Giovanni aveva preso a guardarla con occhi sognanti, carezzando il dorso della manina che ella teneva in grembo. «Tutto a me tocca fare», pensò la fanciulla, e spostò la mano in un luogo più consono, che non tardò a produrre conseguenze sui sensi del nostro ingenuo amico e sulle proporzioni del suo corpo. Cercate di capire la povera Pilar, distinti lettori, e non giudicatela severamente. Bisognava che Giovannino si desse una mossa, altrimenti, presto o tardi, avrebbe ceduto all'avance del moro e sarebbero stati guai seri, giacché suo babbo era genuinamente xenofobo. Giovanni conosceva, in linea teorica, gli obblighi a cui un uomo era tenuto a ottemperare in circostanze siffatte e, siccome era sì tontolone, ma fino a un certo punto, risolse di dispensare all'amata il pegno d'amore da lei richiesto in modo così esplicito. Povero ragazzo, l'amava così tanto e ci teneva tanto a soddisfarla
che quando si arrivò al dunque si emozionò ed ebbe paura di fare cilecca e fece cilecca per davvero. Dopo qualche tentativo a dir poco maldestro, l'intera faccenda sfociò in un nulla di fatto e in un impiastricciamento reciproco. Nel frattempo, Pilar impazziva di desiderio. Fu Osman a approfittare di quel vantaggio dopo che Giovanni ebbe levato le tende, non senza promesse d'amore eterno, reputando sconveniente trattenersi nelle stanze di Pilar oltre una certa ora. Notato il lume ancora acceso alla finestra della fanciulla, il tracotante Moro s'arrampicò con destrezza su per la grondaia, scavalcò il davanzale e la sorprese di scinta. Ella fu tosto alla sua mercé, giacché era tutto un fuoco e non seppe resistere all'assedio né all'arriete d'ebano che picchiava caparbiamente contro le porte della sua virtù. Osman era ben più audace del suo predecessore e dal momento che di Pilar gli importava fino a mezzogiorno fu anche più efficiente. In capo a un'ora, impeccabilmente svestito, l'ebbe impeccabilmente scopata, al punto che la fanciulla, da quel giorno in avanti e per il resto della vita, mostrò una spiccata predilezione per i mori, a conferma del motto in uso ai giorni nostri: «If you try black, you never come back». 9 mesi dopo, con gran scorno del paparino, Pilar sfornò 4 gemelli color caffè latte che finirono dritti dritti in orfanotrofio. Il Moro Osman, dal canto suo, se l'era battuta subito dopo essersela sbattuta e di lui del suo ariete Pilar non ebbe mai più notizie. Quanto a Giovanni, che aveva seguitato ad amare idealmente Pilar finché non le si era gonfiato l'addome, decise che si sarebbe sfurbito, che gli affari di cuore non valeva la pena di prenderli sul serio, che i diletti del pene erano preferibili alle pene d'amore. Siccome una donna l'aveva tradito, credette che tutte le donne fossero traditrici. Siccome aveva sofferto a causa delle donne, stabilì che a partire da quel momento sarebbero state le donne a soffrire per lui. Siccome le donne erano fatue, decise che lui lo sarebbe stato di più. Probabilmente aveva l'inclinazione perché ci prese gusto e non rimpianse mai, nemmeno per un attimo, il destino di padre di famiglia che aveva schivato per un soffio.